siamo qui a Bologna per la giornata internazionale contro i rifiuti lasciati per strada. In Italia abbiamo dato vita a un comitato organizzatore coordinato dal Ministero col sostegno del CONAI che devo dire ha risultati straordinari, perché in questo momento ci sono 137 azioni. Quindi credo che la risposta ancora una volta dei cittadini, delle associazioni, dei comuni medio-piccoli sia stata straordinaria. Non sporchiamo le nostre città, manteniamole pulite, ci viviamo meglio e risparmiamo anche delle risorse. Questo è il messaggio che noi vogliamo mandare con questa giornata. In occasione dell'iniziativa Let's Clean Up Europe, volta a sensibilizzare sul tema dell'abbandono e della gestione dei rifiuti, a bordo di questa Freccia Rossa alcuni bambini, accompagnati da loro insegnanti, passeranno per le carrozze per distribuire materiale informativo. La partecipazione dei giovani ha un grandissimo potenziale educativo, perché è solo attraverso i ragazzi che forse riusciamo a educare i genitori. Il fatto che sia proprio partito dall'Italia questo progetto significa che c'è una grandissima attenzione da parte di tutte le istituzioni, in particolare del Ministero dell'Ambiente. L'importanza di essere qua è per sostenere un'operazione che sottolinea una cosa fondamentale, cioè che bisogna fare il massimo per evitare che ci sia la produzione di rifiuti, da un lato, e dall'altro fare il massimo perché questi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente. È ovviamente una giornata estremamente importante per noi, tant'è che Green Tire partecipa addirittura a due manifestazioni, quindi sia all'evento principale, quello di quest'oggi, sia organizzato in Sicilia, nel comune di Pachino, un'attività di recupero straordinario di pneumatici a fine vita.